esasperato da una guida istituzionale di questo Consiglio Comunale che non favorisce realmente il dibattito democratico, viene quasi mette il cartello in testa alla pandemia, magari non condivisibile politicamente da parte nostra. Ma è normale, ed è normale che se non c'è rigenerazione della politica, non ci interessa nemmeno a un certo punto, e forse qua capisco il collega Marino, chi va a governare questa città, perché dall'opposizione non si sta proponendo nessuna alternativa per quando poi la si dovrà andare a rigovernare, ma si naviga nei cavilli burocratici e legali oppure nella stessa etica della politica che ha guidato questa città da 20 anni. E caro Bene, caro consigliere Bene, tu che dovresti essere portavoce dell'Italia dei Valori, che va verso una politica della moralità, dell'etica, e poi entri nei giochi delle nomine, delle revisioni dei conti in nome dell'opposizione e della maggioranza, caro Bene, dimostri come il tuo sia un partito realmente retorico e che cerca occupare solamente degli spazi che ormai sono lasciati vacanti dai disastri della sinistra. Quindi, cari consiglieri dell'opposizione, vi propongo di non accettare il rinvio, perché la gente deve sapere che questa maggioranza non è capace di dargli i revisori dei conti a questa città, perché non è d'accordo e non su come si eleggono i revisori dei conti, ma di chi è uno e di chi è l'altro, di chi devono essere due della maggioranza, non sono d'accordo, non di chi merita di più di fare il revisore dei conti. Allora votiamo contro il rinvio. E faccio una bella anche al capogruppo del partito più grande dell'opposizione, il capogruppo Verde, che dovrebbe qui essere al posto mio a guidare la rigenerazione etica dell'opposizione, invece di perdersi anche lui nella quota di opposizione che deve avere nel revisore dei conti. Faccio appello anche a te in nome di che perché sei il capogruppo del Partito Democratico, e dico rimaniamo in aula e proponiamo la sospensione, dove andiamo a fare tutti il sorteggio fuori in nome della legalità e della trasparenza, e contro qualsiasi logica clientelare andiamo fuori, sorteggiamo i televisori dei conti e poi andiamo dentro e votiamo all'unanimità, e qui all'unanimità costruttivamente insieme alla maggioranza. Questa è la sfida che vi propone Sinistra Critica, sappiate accettare. Allora, dopo l'intervento del consigliere Marco, come ho annunciato, passiamo alla votazione sul dominio fatta in prima istanza dal consigliere Verde per motivi tecnici, così come è esposto, e successivamente dal sindaco per motivi politici. Metto in votazione la proposta di rinvio, la parola al consigliere